Siamo con la grande protagonista di questa partita, due gol subito al tuo ritorno a Cuneo, decisa la prima sfida del Cuneo contro il San Zaccaria, quindi insomma una giornata per te positivissima. Sì, erano importanti i 3 punti, li abbiamo cercati, un po' acerbe i primi 10 minuti, dopodiché abbiamo alzato il baricentro e abbiamo cercato di costruire più palle gol. Infatti dopo la prima anche il rigore è avvenuto proprio per una bellissima azione di Silvia Nietante, che ha cercato comunque la porta, messa giù, si è cercato il rigore comunque, e quindi erano importanti i 3 punti, e questa è l'unica cosa che conta. Tornando alla tua prestazione, non hai toccato tantissimi palloni, però l'importante per un attaccante è metterla dentro. Insomma, tu ti confermi un grande bomber, sei tornata, il vizio del gol non ti manca, insomma, non l'hai perso. Sì, spero di continuare così. E i primi 2 sono arrivati, spero che siano i primi di una lunga serie. Ecco, per quella che è la tua esperienza anche in questa categoria, vedendo in questo primo mese, insomma in queste prime prima fase la tua squadra al Cuneo, dove pensi che possa arrivare e quanto potete ancora crescere? Ma cercheremo di fare più punti possibili, cercando di comunque di studiare l'avversario partita dopo partita, essere concentrati sull'unico obiettivo che in questo momento è la salvezza. Dopodiché tutto ciò che viene in più è sempre comunque buono. E per te personalmente un obiettivo a livello di gol, di numeri? Ma guarda, l'obiettivo per un attaccante è ovvio che sia far gol, però la cosa principale è vincere, far punti e salvarci. Questa è l'unica cosa che conta. Dopodiché per ogni attaccante il gol è sempre la ciliegina sulla torta, ecco. Grazie. Grazie a te.